Ciao a tutti da David. Oggi voglio ascoltare con voi la voce di Ian Gillan, il mitologico cantante dei Deep Purple, nella potentissima Highway Star, che è uno dei miei pezzi preferiti della band e uno dei più grandi brani hard rock della storia. Siete pronti? Sigla! Highway Star è una canzone pubblicata nel 1972 nell'album Machine Head dei Deep Purple e cantata da Ian Gillan, probabilmente il più famoso tra i cantanti dei Deep Purple. Ian Gillan è quello che ha inciso, tra le altre, anche Smoke on the Water, la canzone col riff di chitarra più famoso della storia. Poi Black Knight, Child in Time e tante altre, e Highway Star, appunto. Pensate che Highway Star è nata su un tour bus che si dirigeva a Portsmouth nel 1971. Un reporter chiese al gruppo come scrivevano le loro canzoni. Richie Blackmore prese in mano la chitarra e improvvisò un riff. Ian Gillan ci cantò sopra e, poche ore dopo, la canzone fu completata e suonata in concerto la sera stessa. Il brano è stato poi per molti anni la canzone di apertura dei concerti dei Deep Purple. Certo pensavo... Vi rendete conto che questo brano ha 50 anni? Mezzo secolo! È praticamente un brano di musica classica. Eppure gli anni che ha se li porta decisamente bene. Ma basta con le chiacchiere e ascoltiamo Ian Gillan in Highway Star. Ok, qui ci sono già alcune cose da dire. Innanzitutto questi glissati ascendenti di Ian Gillan dalla voce di petto alla voce di testa. E poi, avete notato quante voci sovraincise ci sono? Contiamole! Ci sono decisamente 4 voci sovraincise. Ok, vi prego, fatemi realizzare un piccolo sogno. Voglio essere la quinta voce di questa introduzione. È interessante notare come questi glissati siano assolutamente fluidi. Gillan riesce a passare da un registro all'altro senza un accenno di rottura della voce. Il trucco qui sta nel muoversi con leggerezza. Al contrario di quello che apparentemente può sembrare, in realtà non spinge mai moltissimo sulla voce e il risultato è questo passaggio molto fluido. Proviamo a ripetere il glissato con la sua stessa leggerezza. Quindi mi raccomando, non è un perché poi vi strozzate a un certo punto. Leggeri. Ok, andiamo avanti con l'ascolto della prima strofa. Nobody gonna take my car and gonna race it to the ground. Nobody gonna beat my car and gonna break the speed of sound. Ok, quello che si nota subito è la presenza del double tracking. Cos'è il double tracking? Ne ho già parlato in un altro video, andatelo a vedere, ma in breve è registrare due volte la stessa parte per rafforzare il risultato finale. Gillan, tra l'altro, in questo periodo artistico della sua vita, e lo si sente molto bene in questa canzone, sfrutta due tipologie di voce all'interno del brano. Nella strofa utilizza la sua voce più piena, più di petto, bella roboante, e nel ritornello, e ci arriveremo tra poco, sfrutta di più la voce di testa in una sorta di falsetto rafforzato. Andiamo avanti? Oh, it's a killing machine, it's got everything, like a driving power, big fat tires and everything. Siamo arrivati al ritornello, ma prima volevo farvi notare una cosa. Gillan, se ci avete fatto caso, non canta in maniera particolarmente forte, in realtà la sua voce la tiene molto leggera, eppure il risultato suona molto molto potente. Fateci nuovamente caso qua. Oh, it's a killing machine, it's got everything. Avete notato? Like a driving power, big fat tires and everything. Like a driving power, big fat tires and everything. Non c'è mai molta spinta, la voce è leggera, il canto è ben sostenuto, ma l'effetto è bello corposo. Sentiamo ora il ritornello, il cambio di marcia, la voce sparata in testa, la distorsione, il punto in cui la voce di Gillan esplode. I love him! And I need him! I feel him! Yeah,
it's a wild hurricane. All right, hold tight. I'm a highway star. Gli urli di Gillian sono qualcosa di unico, un suo timbro inconfondibile. Come riprodurre questa sonorità? Voce di testa graffiata, compressa. Facciamo un tentativo. I love it and I need it. I feel it. Potete provare a iniziare con un suono molto leggero in voce di testa di questo tipo. I love it and I need it. I feel it. E poi gradualmente, senza farvi male, mi raccomando, provate a inserirci compressione. I love it and I need it. I feel it. In questo punto c'è un passaggio pressoché perfetto dalla voce di testa graffiata alla sua voce di petto naturale. I'm a highway star. Qui al posto del double tracking hanno preferito lavorare in armonia e il risultato è bellissimo. Tra l'altro, notate come le due voci sono molto leggere anche in questo caso. Star. Andiamo avanti con l'ascolto. Nobody gonna take my girl, gonna keep her to the end. And nobody gonna have my girl, she stays close on every bend. Oh, she's a killer machine, she got everything. Like a moving mouth, body controlling everything. Tra l'altro in quest'epoca difficilmente si facevano dei punch in, cioè ci si inserivano dei punti all'interno della registrazione. Qui veniva registrato tutto sequenzialmente. Fateci caso, nella prima e nella seconda parte di questa strofa, poco prima che Gillian respiri, si sente molto bene che è tutto lineare e che è tutto continuo. She got everything, like a moving mouth. Avete sentito? Fate anche caso al rumore di fondo del nastro, non ci sono mai interruzioni, Gillian sta cantando tutto in maniera sequenziale. Riascoltiamolo. She got everything, like a moving mouth, body controlling everything. E andiamo al ritornello. I love her, I need her, I see her. Qui le note finali sono lasciate andare, qui c'è proprio un moto di rabbia, non ci si preoccupa neanche troppo dell'intonazione esatta della nota, l'importante è l'energia, riascoltiamo. I love her, I need her, I see her. Her non è mai perfettamente intonato, ma restituisce una quantità di energia pazzesca. Yeah, she turns me on, all right, hold tight. Nessun copia e incolla, questa è una registrazione differente da quella di prima. Saltiamo il lunghissimo ma bellissimo strumentale perché siamo qui per ascoltare la voce isolata di Ian Gillan. Nobody gonna take my head, I got speed inside my brain. Nobody gonna steal my head now that I'm on the road again. Oh, I'm in heaven again, I got everything. Like a moving ground, an open road, and everything. I love it, and I need it, I feel it. Avete sentito qui nel double tracking c'è un po' di differenza proprio di esecuzione. In questo passaggio in particolare, riascoltiamolo. I feel it. Le due frasi si concludono con qualche istante di differenza. Eight cylinders all mine, all right, hold tight, I'm a highway star.
Pensate che in quest'epoca non c'erano i software per risistemare l'intonazione o risistemare la lunghezza delle note se qualcosa non era perfettamente a tempo. Qui veniva fatto tutto quanto al naturale. Quindi pensate la bravura, l'abilità di questi cantanti di questo periodo, dei fonici che lavoravano con strumenti completamente analogici. Di questi cantanti, stiamo parlando di Ian Gillan. Abbiamo di nuovo un lunghissimo strumentale che, ahimè, andiamo a saltare per tornare. Dura veramente tanto questo, ok? Eccoci qua di nuovo. Ascoltiamo l'ultima strofa della canzone. Nobody gonna take my car, I'm gonna raise it to the ground. Nobody gonna beat my car, it's gonna break the speed of sound. Oh, it's a killing machine, it's got everything. Ok, il testo è lo stesso della prima strofa, ma il cantato è differente. Like a driving power, big fat tires and everything. I love it, and I need it, I bleed it. Yeah, it's a man hurricane, all right, hold tight. I'm a highway star, I'm a highway star. E a proposito del fatto che Gillan ha sempre cantato tutto sequenzialmente, anche sul finale del brano si sente bene che è tutto un'unica take. Se ci fate caso si riescono a sentire i respiri tra una parte e l'altra. Riascoltatelo. I'm a highway star, I'm a highway star. Sull'ultimissima parte c'è una lieve fluttuazione del vibrato, sentite di nuovo, in una delle due voci, sentite un attimo di nuovo. Eccolo qua. Si conclude così la canzone, si conclude così il nostro ascolto. Che dire, da cantanti come Ian Gillan c'è sempre da imparare, anche 50 anni dopo. Vi rendete conto della bravura dei musicisti e dei cantanti dell'epoca? Registravano senza avere nessun supporto tecnologico che venisse loro in aiuto. Quello che loro facevano in studio era fondamentalmente un'esecuzione live. E infatti le loro performance dal vivo erano incredibili. Pensate a Made in Japan dei Deep Purple, appunto. Personalmente ho sempre amato la voce, la tecnica, la grinta di Ian Gillan e le canzoni dei Deep Purple, che a distanza di 50 anni continuano ad essere dei brani hard rock potentissimi e geniali. E anche per oggi, dal diario musicale di David, è tutto. Metti un like se il video ti è piaciuto, continua a seguirmi e iscriviti al canale se ancora non lo hai già fatto. E noi ci vediamo al prossimo video!